Ciao, sono Fabri e oggi ti farò vedere come si risolve un problema molto comune per chi usa la Insta360 o similare. Questa camera, al contrario delle normali action cam che hanno le lenti piatte, ha le lenti a cupola, quindi esposte alle frequenti cadute di tutte le action cam. L'utilizzo delle lenti di protezione è da evitare. Perché? Perché c'è un decadimento della qualità generale che già di per sé non è eccelsa. Quindi cosa fare nel momento in cui una delle due lenti o entrambe le lenti presentano dei graffi superficiali che generano degli artefatti nella ripresa? Ebbene, lo vedrai in questo mio video. Buona visione! La prima cosa che andremo a fare è quella di rivestire, ad eccezione della lente, la camera con del nastro di carta. Prepariamo il nostro composto con ossido di cerio. Prendiamo intanto dell'acqua e mettiamo due parti di ossido di cerio e una parte di acqua calda. Dopo aver fatto riposare la pasta per circa un'ora, abbastanza liquida, la mettiamo sulla lente. Sto lavorando alla velocità minima. Completiamo il lavoro con un panno in microfibra e andiamo a controllare il risultato. Il risultato direi ottimo. Adesso non vedo assolutamente nessun graffio sulla lente. Allora, ecco in sintesi quello che ti serve: un Dremel, un mandrino, questo è della Lidl, una punta in feltro, dell'ossido di cerio, un pentolino per scaldare dell'acqua e una tazzina da caffè per diluire due parti di ossido di cerio e una parte di acqua calda. Dopodiché la lasciamo circa un'oretta a riposare e iniziamo la nostra attività di lucidatura della lente. E questo è il risultato ottenuto. La lente è tornata come nuova. Il graffio, ovviamente parliamo di un graffio superficiale, è completamente scomparso dopo appena tre trattamenti.